Questa è l'unica disciplina al mondo che permette a tutte le patologie fisiche di praticare uno sport. Noi militiamo nel campionato nazionale, qualsiasi agente di commercio, grazie al suo impegno e al suo lavoro, può essere d'aiuto e di supporto per un progetto che tratta anche un ambito sociale, quindi può essere realmente utile. Ciao, oggi ti devo raccontare una storia davvero, davvero incredibile. Forse non lo sai, ma in Italia esiste un campionato di hockey su carrozzine elettriche. I giocatori? Dei ragazzi che sono dei veri lottatori, dei veri guerrieri. Ho da poco conosciuto Fabio Merlino, che è uno dei fautori, dei fondatori, di questo movimento sportivo che fa capo a oltre 300 tesserati. Fabio è anche uno dei fondatori dei Macron Warriors, una delle squadre che milita in Serie A1 e che sta dal 2014 crescendo non solo in successi sportivi, ma anche in tantissima visibilità. Fabio è un commerciale come te e dal 2014 sta raccogliendo i fondi, le sponsorizzazioni per far crescere questo movimento e far crescere la sua squadra, appunto i Macron Warriors. Ebbene, in questo momento Fabio sta cercando dei collaboratori commerciali che possano aiutarlo nell'acquisire nuove sponsorizzazioni. Certo, ai collaboratori verrà offerto un contratto di collaborazione, un regolare contratto con un procacciamento, un guadagno sulle vendite delle sponsorizzazioni, ma io credo che qui si vada ben oltre, perché è la prima volta che in realtà vedo poter fare qualcosa di più semplicemente di vendere. Qualcosa di più di semplicemente aiutare un'impresa a avere di visibilità e guadagnare sull'attività professionale di vendita che ognuno di noi fa. Qui significa con la propria attività di vendita aiutare degli sportivi, dei ragazzi, delle famiglie e un movimento che merita tantissima, tantissima stima, tantissima visibilità e sicuramente il supporto di tutti. Se sei un agente, se sei un commerciale, magari già vendi sponsorizzazioni, magari già vendi pubblicità, o semplicemente conosci delle aziende che amano supportare dei progetti belli come quelli di Macron Warriors, ebbene io penso che tu possa assolutamente contattare Fabio compilando questo form, ma soprattutto guardati l'intervista. Io a Fabio ho fatto raccontare cos'è questo progetto, lui direttamente ti racconterà cosa viene fatto in questo campionato bellissimo, con delle persone fantastiche. Se pensi che tu possa essere interessato a collaborare in questo progetto attivamente come professionista, ma anche a fare qualcosa di più, di vendere, ebbene guardati fino alla fine questa intervista, seguimi con Fabio perché alla fine poi ti diremo come poter collaborare assieme a questo bellissimo progetto. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Bene, intanto benvenuto in questo video in cui oggi ho l'estremo piacere di avere con me ospite Fabio Merlino. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao Mattia, grazie mille, insomma, di questa opportunità. Fantastico, per me è un piacere, figurati. Allora Fabio, dobbiamo raccontare una storia oggi che a me ha appassionato tantissimo. Voglio che tu me la racconti, lo racconti a tutti quelli che stanno guardando questo video. Esiste una lega, esiste un movimento e tu rappresenti in questo caso una squadra di questo movimento sportivo, i Viadana Warriors, ma voglio che tu mi racconti chi sono i Viadana Warriors e in che lega sportiva state lavorando veramente molto bene. Sì, allora, sostanzialmente la nostra è una società di power chair hockey, ovvero hockey in carrozzina elettrica. Questo movimento è nato negli anni 80 in Olanda, grazie a un professore di ginnastica che cercava un modo per far fare sport o comunque durante le proprie ore di lezione a ragazzi con patologie neuromuscolari. Da lì si è inventato questa disciplina. I Warriors Viadana sono nati nel 2014 a Viadana, appunto,
per dare la possibilità a tanti ragazzi sia del territorio mantovano ma anche delle province limitrofe di praticare qui una disciplina sportiva ad alti livelli, e questa è l'unica disciplina al mondo che permette a tutte le patologie fisiche di praticare uno sport. Noi militiamo nel campionato nazionale di Serie A1 ormai dal 2016 e siamo tra le prime quattro squadre in Italia. Questo progetto negli anni è cresciuto sempre di più, abbiamo diversi atleti del territorio, ma ne abbiamo altrettanti provenienti da fuori. Siamo riusciti a coinvolgere anche atleti affermati che potessero insegnare e portare avanti un progetto di sport e di vita di un certo livello. Grazie, quindi voi avete una squadra che ha un bel seguito e comunque un movimento che sta crescendo, è nato da non tantissimi anni ma sta crescendo. Avete attirato comunque l'attenzione di diversi sponsor, il vostro main sponsor si chiama Macro, quindi un'azienda che si occupa di abbigliamento sportivo molto conosciuto, ma avete anche molti sponsor, aziende che credo in questo progetto vi supportano, e mi dicevi che avete già più di 30 sponsor in questo momento la vostra squadra, giusto? L'impegno professionistico che gli abbiamo dato ci ha permesso e ci permette di continuare giornalmente a lavorare con diversi sponsor. Abbiamo creato un piano marketing ad hoc per riuscire a coinvolgere sempre più sponsor e partner in questo progetto che richiede veramente tanti sforzi sul piano economico, e sì, siamo diciamo a circa 30 partner che ad oggi sostengono il progetto Macro Warriors, come dicevi tu. Macro, che è leader mondiale nello sportswear, ha deciso di sposare il nostro progetto fin dagli inizi, dando il naming alla società. Tu sei un sales, sei un venditore di professione, e quindi ti sei occupato finora dell'acquisizione degli sponsor, tu e il tuo team. Però mi stai dicendo che in questo momento sei ipersaturo di attività, perché questa attività, oltre al tuo lavoro secolare da sales, tu lavori per la Macron e quindi fai un'attività di sales, ma sei molto impegnato nelle attività della tua squadra, sei molto impegnato anche per far portare tutti i progetti di questa lega che sta crescendo. Hai bisogno di una mano di agenti, soprattutto magari ci rivolgiamo agli agenti che sono già esperti nella vendita di spazi pubblicitari piuttosto che sponsorizzazioni, che vogliono sposare questo progetto, diventare chiaramente vostri collaboratori commerciali, e quindi ci stiamo rivolgendo a loro in questo momento. Chi ti piacerebbe avere? Quali sono i profili che stai cercando in questo momento per il progetto Macron Warriors? Diciamo che stiamo cercando delle figure come agenti commerciali che possano vendere al meglio la pubblicità che noi come società mettiamo a disposizione, e questo diciamo insomma sarebbe il supporto fondamentale che abbiamo. Sponsorizzazioni che si rivolgono ad aziende non solo del territorio, quindi voi siete praticamente una zona in mezzo tra Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, perché siete in provincia di Mantova. Sì, esatto. Noi siamo in provincia di Mantova, ma siamo a confine con Emilia e con la provincia di Cremona, quindi riusciamo a coprire la provincia di Reggio Emilia, Parma, Cremona, Mantova, ma cosa fondamentale, ecco, quella dei nostri partner. Noi partecipando al campionato nazionale, girando
tutto il territorio italiano, ma anche estero, perché regolarmente partecipiamo a tornei anche internazionali. Abbiamo veramente il potenziale di poter spaziare su tutto il territorio nazionale, tant'è vero che abbiamo veramente diversi partner e sponsor, diciamo fuori dal nostro raggio di competenza territoriale. Esatto, quindi non solo sponsor che arrivano dalla zona, diciamo, centrale dell'Italia centrale, ma avete sponsor comunque da tutte le parti d'Italia. Mi dicevi dai 1000 euro di investimento come sponsorship annuale, quindi comunque accessibile sicuramente a moltissime aziende che poi credono al vostro progetto, oltre alle attività che date con la vostra squadra, con l'attività social che fate, quindi una promozione che va ben oltre il campo di gioco, ma poi tutto ciò che fate comunicazione nella vostra attività è una visibilità che comunque beneficia da qui per chi si occupa di voler avere visibilità, ma soprattutto per chi crede in questo progetto. La domanda che ti faccio, Fabio, è cos'è che dovrebbe spingere secondo te un agente che già vende sponsorizzazioni piuttosto che vende pubblicità, ma anche chiunque sia un commerciale che venda alle aziende, alle imprese, secondo te perché queste persone dovrebbero comunque contattarti e sposare questo progetto? Logicamente ognuno di noi fa il proprio lavoro perché ci crede e perché lo ama, e ovviamente anche per arrivare a fine mese, no? Però allo stesso tempo, quando tu crei dei rapporti dove quello che fai ti permette anche di dare una mano ad altri attraverso il tuo impegno per sostenere un progetto che negli anni si è ingrandito ed è destinato a crescere sempre di più, diciamo così, è una sfida che tu devi cogliere e prendere. Almeno io sono fatto così: quando mi si pongono davanti comunque delle sfide tendo sempre a usare, no? E quindi credo che qualsiasi agente di commercio che fa questo da anni e ama il suo lavoro potrebbe essere spronato ancora di più a cogliere questa sfida in questo mondo, in questo nuovo mondo che magari fino ad oggi non ha mai toccato, nonostante magari ha già venduto sponsorizzazioni, proprio perché grazie al suo impegno, al suo lavoro, può essere d'aiuto e di supporto per un progetto che al di là dell'ambito sportivo tratta anche un ambito sociale, quindi può essere realmente utile a questo. Tu hai usato il condizionale, hai detto può essere. Io ti dico quello che penso. Di solito non mi espongo nelle interviste, ma lo dico proprio con cognizione di causa. Io credo che quando vendiamo principalmente guardiamo la nostra professione, quindi il nostro guadagno, quello che ci serve per la nostra vita. Aiutiamo un'impresa a acquistare un bene che gli serve, un servizio che gli serve, la nostra attività viene giustamente pagata e per un obiettivo nostro personale, una necessità, ma anche un obiettivo nostro. Io credo che ci siano poche attività di vendita dove quando tu vendi qualcosa, in questo caso una sponsorizzazione per la tua squadra, puoi dare visibilità a un'azienda, puoi ottenere un beneficio economico perché questo è un lavoro, una professione giustamente va pagata, ma credo che stiamo aiutando tanti ragazzi a poter fare uno sport, a far crescere un movimento, e stiamo aiutando veramente tante persone a ottenere un vero beneficio. Io credo che sia la cosa più forte questa di quella che ci ha raccontato oggi Fabio. Io stesso ho deciso con il mio socio giustamente di supportarvi, quindi noi siamo ufficialmente sponsor dei Macro Warriors e quindi noi ci sentiamo comunque di darvi una mano molto volentieri. Credo che ci siano tanti tanti professionisti della vendita che vorranno conoscerti, conoscervi, candidarsi in questa pagina, per cui in questa pagina dove vediamo questo video c'è la call to action per candidarsi.
magari diventare dei vostri collaboratori che vi aiuteranno con la loro attività, con la vostra loro professione a farvi crescere, quindi fare in modo che questa cosa sia di beneficio per tantissimi tantissimi ragazzi che fanno parte di questo bellissimo movimento. Fabio, io sono stato contento veramente di averti intervistato, aver ascoltato la tua storia. Sicuramente avrai tanto ancora da raccontarci, quindi ci sentiremo ancora più avanti, così ci racconti un altro video come sta andando. Ti ringrazio e salutiamo tutti, quindi buona giornata a tutti. Grazie Mattia, veramente è stato un piacere e sono qua a disposizione, insomma, per poter conoscere i vari agenti che si candideranno. E grazie ancora a tutti. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti.